incontrato dalla Camera Oscura, Lauro Bordin, oggi fotografo e nel 14 vincitore del Giro di Lombardia, interroga la lanterna magica dei ricordi. Muti sulla lastra i nomi che la folla gridò. Gerbi, Brambilla, Garigou, Faber, Cuniolo. La serie dei vittoriosi di quando il Giro era giovane, di quando le strade non erano ancora asfaltate e impastavano le foglie morte, di quando Gerbi era il diavolo rosso. Ormai non si fa pregare allorché il fotografo gli dice fermo. Ha 67 anni, è un usto di medaglie, è diventato nonno e racconta ai nipotini la sua astuzia del terrapieno sulle rotaie di crema. Il bivio era preparato per la mia fuga e prima di fare questo giro l'ho provato, l'ho arciprovato affinché ero sicuro di me stesso di quanto poteva accadere. La caduta e il distacco, è andato benissimo. Le ho staccate e sono arrivato primo di 40 minuti. Poi vennero i tecnici delle vittorie, Belloni con 3, Girardengo, il primo fenomeno, 3, Binda, 4, un primato che durerà fino a Fausto, Guerra, la locomotiva umana, Bartali, che forse aumenterà il suo 3, Coppi, che ha tempo ad aumentare il suo 4. Quest'anno è il francese Joan Ardellucci a dare il via a 135 uomini. E veniamo subito al romanzo. Presso Varese, Kubler ha attaccato Spavaldo con 15 seguaci. Sta accrescendo il distacco. Sul Brinzio collauda la sua gran forma d'arrampicatore. Sì, Kubler, hai già 2 minuti. Sul lago di Varese la giornata, cominciata nell'argento della pioggia, si trasforma. Il sole dora le foglie morte e questi atleti ben vivi, Rossello, Dupont, Roma e Astrua, Pasquini, Ketteler, l'altro Rossello, Ortelli, Petrucci, Maggini e Gervasoni, che sul ghisallo cominciano a disseminarsi. Solo Rossello e Dupont sono rimasti a ruota di Ferdi, ma a mezza salita eccolo solo, è la grande prova di questo giro e lui la smaltirà in 25.38, tempo magnifico, se anche non farà crollare il primato di Volpi, 25.09. Gli assi stanno mettendo l'acceleratore. Coppi, Bobé, Robit, Martini, Bartali, Albani, Minardi e tutti quanti. Si corre in uno stretto corridoio. L'entusiasmo della folla fa muro, ma un muro che produrrà il brusco imprevisto del finale. La Madonnina del Ghisallo vede un nuovo solitario della montagna. Adesso è il momento del coraggio e Ferdi si dimentica che esistono i freni. Ha un andare da centauro, infila come una spada le pianure della Brianza. Ma anche i campioni non hanno lesinato audacia. Il muro della folla diventa un tema inquietante, ossessivo. Ecco Bartali, incredibilmente di buon umore. E Coppi, l'eterno favorito. Ed ecco Kubler tutto solo, naso al vento, tagliando la velocità. La sua macchina col numero al telaio dice 33, senza il più piccolo rantolo. Aveva promesso al piccolo Andrea di vincere il Giro di Lombardia. Declina. A 5 chilometri questo primo attore della corsa sarà raggiunto. Peccato, avrebbe meritato la vittoria. Gli resterà la challenge de Grange Colombo. Ma il muro della folla adempirà la sua minaccia, provocando la caduta collettiva alla soglia del Vigorelli. Più pronti ad alzarsi sono stati Albani, De Filippis, Minardi. E a Minardi è toccata la scena d'amore al traguardo. Ma in scena si va truccati. Il primo amoroso Minardi ci deve dire perché lo chiamano Pipazza. Azione! Pipazza è come il diminutivo di Giuseppe. Insomma, i miei peli mi chiamano Pippo. Siccome sono un po' alto, mi dicono Pipazza. Fossi piccino mi chiamerebbero Pippetto.